Come valuti tu questa situazione, il fatto che vi trovate, per carità, non per colpa vostra, a giocare contro i ragazzini, bontà loro, e che fra una settimana andate ad affrontare una squadra che ha un valore che potrebbe cambiare? Beh, noi cerchiamo logicamente di onorare sempre gli impegni e stasera quello che mi è piaciuto è che l'abbiamo fatto rispettando l'avversario, però rispettarlo vuole anche dire giocare fino alla fine cercando di fare gol e non speculando magari o fermandoci. È stato apprezzato anche dagli dirigenti di Potenza, hanno capito che a un certo punto era diventato un allenamento, ma l'allenamento va fatto sempre al 100%, quindi la prima cosa è rispettare l'avversario e dare sempre il massimo. Poi in queste situazioni, non so, siamo in Italia e vedremo. Senti, al di là del risultato, che indicazioni hai avuto tu? Sono un po' le stesse del mister. Sì, è chiaro che è un test, che i test veri saranno più avanti, le difficoltà saranno diverse. Stasera poi dopo i gol usciva tutto, era facile, la partita si era incanalata in un certo modo. Quello che mi è piaciuto è stato proprio quello che ho detto un attimo fa, il fatto di far girare la palla in maniera veloce, di vedere qualche giocatore insomma, crescere, tutti hanno dato il 100% dall'inizio alla fine. Questo vuol dire che dopo 15 giorni di ritiro avere questo spirito è importante perché la partita così. Se non hai un gruppo che ha certi, insomma, valori, una certa voglia di far bene, rischi di venire giù e fare la partita quella cioè che ti annoi, che non, dopo 15 giorni di tiro ci poteva stare, invece i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine.